Fratelli e sorelle, buonasera, benvenuti a quest'ultimo tratto di strada che facciamo insieme prima dell'estate e vi racconto come io e Filippo, assieme a una decina, 7-8 ragazzi, 10 in tutto, della nostra chiesa diocesana, siamo andati a Ragusa a un convegno nazionale delle cellule giovani. Eravamo in pochi, non tantissimi, però è stato molto bello. Particolarmente significativo il luogo dove eravamo. Il convegno si è svolto a Ragusa, all'interno di una comunità, chiamatami Eccomi Manda Me, che nella diocesi di Ragusa ha più di 150 cellule. E lì siamo stati accolti, coccolati, veramente in maniera eccezionale. Il fondatore di questa comunità, padre Salvatore Tumino, è morto nel 2002 e benché però non fosse presente, lui abbiamo percepito che era con noi. È stato bello ad esempio quando io e Don Filippo ci siamo sganciati dal gruppo un attimo e siamo andati dalla mamma, perché Don Salvatore è morto giovane, la mamma anziana, novantenne, e è stato un po' come andare a trovare la Madonna, la mamma di un santo, quindi abbiamo chiesto la sua benedizione, lei ha pregato con molta intensità su di noi, una vera donna di preghiera, non una bizzocca, ecco, per dirla tra di noi. Quindi ecco, Don Salvatore, padre Salvatore Tumino, era con noi anche se non c'era, si respirava veramente nell'aria la sua presenza. Il carisma dell'evangelizzazione di quest'uomo, un vero evangelizzatore, uno che aveva nel cuore un solo desiderio, portare Gesù a tutti. E i ragazzi che viaggiavano con me, sulla via del ritorno, mi hanno chiesto se io avevo dei ricordi personali di padre Salvatore, se l'avevo conosciuto e in qualche modo se era vero tutto il bene che dicevano di lui a Ragusa, se io potevo confermarlo con la mia testimonianza personale. E allora ho raccontato loro, tra le altre cose, perché io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di una predica semplicissima che lui fece a Sant'Eustorgio nel 1998. E se io ci ripenso, nella mia vita di prediche ne ricordo assai poche. Tante ne ho sentite, tantissime, ma ne ricordo assai poche. Eppure di questa predica fatta nel 1998 mi è rimasta dentro e forse non mi è mai uscita. Una predica semplicissima, forse anche per questo mi è rimasta impressa. Per capirla però bisogna conoscere il contesto di quel seminario internazionale delle cellule di Sant'Eustorgio del 1998 in cui Salvatore fece questo discorso. C'erano tantissimi preti, vescovi e laici impegnati nelle varie parrocchie e diocesi da tutta Europa e si spiegava il metodo delle cellule. Tra i presenti c'erano alcuni che già avevano le cellule e dicevano che le cellule faticavano a funzionare e quindi portavano un po' di scoraggiamento in quella grande assemblea. Lo facevano un po' dai microfoni quando era l'ora delle testimonianze e lo facevano nelle tavole, a pranzo, a colazione, al coffee break, nelle pause. Il padre Salvatore cominciò la sua predica parlando così. Parlo come parlasse lui, chiaramente le parole non sono testuali perché non posso ricordarmene. Diceva Salvatore, ho comprato una macchina, ma il volante non mi piaceva e l'ho cambiato. Anche la frizione mi dava fastidio al piede e l'ho tolta. Al posto dei tergicristalli ci ho messo delle bandierine, più bella. Alla fine mi sono lamentato con il venditore. Mi hai dato una macchina che non funziona. Molti preti, continua il padre, fanno lo stesso con le cellule. Le prendono in parrocchia e le modificano.
non fanno gli incontri di cellula esecutiva, quelli che noi chiamiamo cellula di servizio. I servi di area non visitano le cellule, e poi cambiano qui, cambiano là, e poi fanno da Don Pige e gli dicono che le cellule non funzionano. Questa è la predica di Padre Salvatore Tumino. Da poi Tumino, perché si dice Tumino, ma tutti quanti in Italia diciamo Tumino, ma a Ragusa è Tumino. Da quel giorno capii che dovevo e dovevamo essere umili e obbedire e non fare trasformazioni inappropriate. In realtà poi, dopo che sono passati alcuni anni che facevamo le cellule, abbiamo cominciato a fare degli aggiornamenti al manuale, ma sempre con tanta prudenza e discernimento. E dopo aver assunto le cellule nella loro totalità, senza cambiamenti. Ecco, questo un po' il racconto che feci loro di quello che avevo vissuto io con Don Salvatore Tumino. Ma questa predica penso che vale anche per tutte le cellule. A volte, con un pizzico di superficialità e senza il dovuto discernimento, frutto di tanta preghiera, mutiliamo la macchina cellula. Gli cambiamo la frizione, gli cambiamo i freni, gli cambiamo il volante, spostiamo il sedile, togliamo uno specchietto e poi scopriamo che la macchina fa fatica a funzionare. E allora proviamo a identificare alcune modifiche che rischiamo di fare. Ne ho chiamate alcune personali ed altre tecniche, quindi delle modifiche personali e delle modifiche tecniche. Facendo queste modifiche, la macchina fa più fatica a funzionare. Partiamo dalle modifiche personali. Molti membri della cellula non fanno l'adorazione eucaristica. È parte integrante del cammino delle cellule l'adorazione eucaristica. Non vuol dire che chi fa l'adorazione può fare la cellula, chi non lo fa non può fare la cellula. Ma progressivamente ogni membro di cellula deve farla. Se la farà, la cellula funzionerà bene. Se non la farà, sarà veramente faticoso che la cellula funzioni bene. Se la maggioranza delle persone della cellula non fanno mai adorazione, la cellula faticherà, faticherà. Un'altra modifica personale, cioè di un membro singolo della cellula, è una partecipazione saltuaria immotivata. Cioè quando la cellula non è difesa, quando basta qualsiasi impegno perché la cellula sia la prima cosa a saltare. Questo chiaramente cambia l'energia che c'è dentro la cellula tra i partecipanti, questo chiaramente butta giù anche gli altri e la cellula fa più fatica. Un'altra modifica personale può essere la partecipazione passiva. Cioè io vado in cellula, non vado per dare, per costruire, per partecipare a costruire la cellula, ma vado solamente con uno stile passivo, vado lì per ricevere, come fosse una conferenza. Non ci devo mettere del mio. Questo è chiaro, se non faccio l'adorazione, se non ho vita spirituale e così via, questo sarà molto più facile farlo. Ecco, se io faccio queste modifiche personali alla macchina cellula e i membri vivono mutilati in questi aspetti, la cellula farà più fatica a volare. Poi ci sono altre modifiche tecniche, oppure potremmo chiamarle strutturali. Ad esempio, non si fa o si fa velocemente male l'approfondimento. Dicendo che l'insegnamento non era interessante, non abbiamo niente da dire e quindi non si fa l'approfondimento. È chiaro, l'approfondimento può essere complesso perché è un insegnamento visto in quel momento lì e quindi è difficile avere subito qualcosa da dire. Ma qui starà al servo o a un suo delegato, che
può anche variare di settimana in settimana, introdurre l'approfondimento, motivarlo, spiegarlo. E allora l'approfondimento funziona, diventa fonte veramente di crescita e di dibattito, di cambiamento di idee, di conversione mentale. Un altro classico è che le cellule, senza grosse paure, tagliano la preghiera di guarigione e poi magari perdono un momento che rende le persone più che amici e quindi le rende fratelli, e dopo la cellula si lamenta che oltre i momenti di cellula non vive niente insieme. Ma se la fraternità non la costruisci durante la cellula, non puoi pensare di viverla poi. La preghiera di guarigione ha delle finalità importanti. Se non la viviamo, ci saranno delle conseguenze. Non delle punizioni, ma delle conseguenze inevitabili. Se io tiro un sasso nell'acqua, l'acqua fa le onde. Non è una punizione, è una conseguenza. Un'altra modifica alla macchina a volte è la condivisione infinita, un tempo donato alla condivisione molto ampio, che poi rende tutto il resto frettoloso, perché bisogna tagliare tutto il resto. Ecco, non ci demoralizziamo se abbiamo scoperto che abbiamo tante cose da riaggiustare, ma piano piano, con sapienza, prudenza e con pazienza, ognuno di noi si impegni a rimettere a posto un pezzo del suo percorso personale e insieme decidete quale pezzo aggiustare da un punto di vista tecnico. Preghiamo Don Salvatore Tumino che dal cielo benedica le nostre cellule. Preghi il Signore Gesù che ci dia la grazia di diventare sempre più macchine come Gesù le ha create. Salutate Gesù. Gettare la spugna perché